Continua il nostro viaggio dove cerchiamo di scoprire quale sia stato il migliore anno in assoluto per il gaming. In questo secondo ricchissimo episodio riavvolgeremo l'orologio fino al 1998, un'annata cruciale per i videogiochi. In soli 12 mesi furono pubblicati capolavori celebrati ancora oggi. Ci fu l'uscita dalle scene di hardware sfortunatissimi, ma anche l'arrivo di piattaforme ormai diventate cult. Come al solito cercherò di estendere lo sguardo a tutto il mercato, evidenziando di volta in volta le differenze tra Europa, Nord America e Giappone, cercando di citare non solo i titoli e gli eventi più importanti del 1998, ma anche qualche hidden gem che si è persa per strada nel corso degli anni. Non può essere però un video perfetto, anche perché lo faccio io, quindi vi aspetto nei commenti per sapere se avete vissuto in prima persona quest'epoca del gaming e se ci sono secondo voi altri titoli che andrebbero citati in una retrospettiva del genere e che probabilmente mi sono dimenticato. Quindi vi chiedo, siete pronti a rispondere alla domanda perché nel 1998 i videogiochi erano più divertenti? Però fermi tutti, aspettate un attimo perché prima, come al solito, se video del genere vi piacciono, sapete cosa fare. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi dei soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Innanzitutto, che aria si respirava nel 1998? Se nel 1996 la next gen di PlayStation, Nintendo 64 e Saturn era praticamente agli albori, due anni dopo la quinta generazione di hardware era in piena console war. PlayStation si era ormai affermata come la realtà predominante del mercato, mentre da una parte Nintendo cercava di recuperare terreno a suon di capolavori e Sega era nel panico più totale. Questo si riscontra soprattutto nelle vendite hardware. I circa 22 milioni di console vendute durante l'anno permetteranno a PlayStation di raggiungere oltre 50 milioni di unità totali, mentre Nintendo, vendendo un terzo col suo Nintendo 64, si attestava intorno alle 23 milioni di unità a marzo 1999. Il divario era già importante. Di Sega e Saturn parleremo dopo, la situazione non era di certo incoraggiante, anzi, la battaglia era stata persa, ma la guerra non era ancora finita. Nonostante lo strapotere di PlayStation, Nintendo si teneva in piedi anche e soprattutto grazie al mercato delle portatili, che era dominato dal successo del Game Boy. L'immissione su scala globale del Color consentì a Nintendo di estendere enormemente il ciclo vitale della console. Infatti, nonostante il Color fosse considerato a tutti gli effetti il successore del Game Boy e non una sua revisione, questo continuerà a essere conteggiato nelle vendite totali del primo sistema. Addirittura in Giappone ci fu spazio per far uscire nello stesso anno anche il Game Boy Light nei primi mesi del 1998. Si tratta di una revisione mai arrivata in Occidente e che oggi è ricercata più non posso dai collezionisti. In pratica era un pocket ma con lo schermo retroilluminato. Oggi gli esemplari del Light, difficili da trovare in buone condizioni, hanno raggiunto delle quote esagerate. C'è da dire però che nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal Game Boy e i titanici sforzi di sfruttare al 100% il Nintendo 64 tramite uscite di peso, si notava già una certa confusione tra le retrovie di Nintendo. Il progetto 64DD, l'espansione hardware che avrebbe dovuto rinvigorire il Nintendone, arrancava ancor prima di essere uscita. Sebbene fosse stata svelata nel 1996 e l'uscita fosse prevista per un tardo 1997, nel 1998 del 64DD non si seppe nulla. La mancanza di una lineup pronta per sostenere il lancio dell'add-on non solo portò Nintendo a rimandarne l'uscita a dicembre 99, ma fu scelto di cancellare l'appuntamento annuale con il Nintendo Space World o Shoshinkai e, per la prima volta in 10 anni, Nintendo saltava un appuntamento fondamentale con il suo pubblico e tutta l'industria. Mentre Sega se la passava male nel mercato delle home console, ricopriva ancora una posizione di rilievo nel mondo degli arcade. L'avanzamento tecnologico permetteva la realizzazione di titoli in 3D impensabili fino a poco tempo prima, e che presto avrebbero invaso anche le console casalinghe. Così, per farvi un'idea, estendiamo un attimo il discorso, immaginatevi l'impatto che poteva avere vedere per la prima volta un Soul Calibur, e poi immaginatevi cosa poteva significare giocarselo solo un anno dopo su Dreamcast. Altri esempi di titoli di un certo livello sfornati da Sega per le sale sono Fighting Vipers 2, Dynamite Cop e Daytona 2. Anche The House of the Dead 2, uscito proprio in chiusura dell'anno, ricopre un ruolo importantissimo, non solo per la sua iconicità, ma anche perché si trattava del primo gioco pensato su architettura Naomi, che era sostanzialmente la stessa del Dreamcast. Di qui in avanti sarebbe aperta la mia stagione preferita degli arcade Sega.
ma gli arcade erano dominati innanzitutto dal fenomenale Tekken 3, che era un vero e proprio campione di incassi dell'epoca, anche se tecnicamente era uscito già da un anno in Giappone. Si tratta del titolo che ancora oggi, per me, essendo cresciuto con la PlayStation 1, rimane l'episodio più bello di tutta quanta la saga. Altri picchiaduro che andavano fortissimi in Giappone erano Marvel vs Capcom, The King of Fighters 98 e Street Fighter Alpha 3. Era insomma un periodo fenomenale anche per gli arcade e si potrebbe andare avanti per ore passando in rassegna tutte le uscite dell'anno, ma prima di andare oltre però devo citarne due. A proposito di SNK, sarebbe un crimine non nominare Metal Slug 2 e tra le hidden gem da sala ci tengo a ricordarvi che Radical Bikers è la rappresentazione più realistica mai vista in un videogioco di cosa significa guidare il motorino in mezzo al traffico delle più importanti città italiane, un cabinato iconico. Nel 1996 ci eravamo lasciati con la fondazione di Valve e solo due anni dopo questo piccolo studio se ne usciva con un titolo che avrebbe rivoluzionato per sempre tutta l'industria del gaming. Uscito su PC il 19 novembre, giorno del mio compleanno, Half-Life rappresentò un salto gigantesco in termini di gameplay e narrativa videoludica. Per spiegare al meglio l'etica alla base di un progetto del genere vanno citate le parole di Gabe Newell. Ve le leggo. Half-Life è stata per molti versi una risposta reazionaria alla banalizzazione dell'esperienza degli FPS. Molti di noi si erano innamorati dei videogiochi grazie alla loro capacità di creare esperienze uniche e in tanti sentivano che l'industria stava riducendo queste esperienze al minimo comune denominatore invece di esplorare nuove possibilità. La nostra speranza era che costruire mondi e personaggi fosse più avvincente che costruire dei poligoni di tiro. Ed effettivamente Half-Life offriva un nuovo modo di intendere gli FPS e il videogioco, grazie all'utilizzo di cutscene in-game che lasciavano il controllo dell'azione al giocatore anche durante le sequenze scriptate e i momenti narrativi. Si aveva veramente la sensazione di vivere un'avventura sci-fi attraverso gli occhi di Gordon Freeman. I classici livelli spezzati tra di loro lasciavano spazio a una storia lineare che si dipanava in capitoli conseguenziali e salti e sparatorie si alternavano a momenti più esplorativi e di puzzle solving. Ma per quanto gigantesco, il contributo di Half-Life non fu l'unico evento fuori scala del 1998. Già solo rimanendo nel campo degli FPS, possiamo citare altri due pezzi da 90 come Unreal, che ridefiniva il concetto stesso di motore grafico, o il perfezionamento degli immersive sim tramite l'ambizioso Thief, The Dark Project, dei Looking Glass Studios, che dopo il seminale System Shock continuavano a sfornare titoli che riportavano una firma autoriale inconfondibile. Ma nel caso gli FPS non facciano al caso vostro, state tranquilli, perché se siete amanti della strategia in tempo reale, abbiamo un giochetto da niente come StarCraft. Il mondo dei GDR veniva ribaltato completamente da due fenomeni ancora oggi attualissimi come Baldur's Gate e Fallout 2, e anche le avventure grafiche salutavano l'avvento della tridimensionalità con lo sperimentale quanto nostalgico Grim Fandango. Vi dirò, all'epoca mi ricordo che molti non mandarono giù con facilità il passaggio alla grafica poligonale, tanto che l'avventura di LucasArts, capitanata da Tim Schafer, non solo fu un bel fallimento commerciale, ma in un certo senso chiuse la stagione delle avventure grafiche. Oggi, per fortuna, Grim Fandango viene ricordato per quel capolavoro cult che è sempre stato. Ma dove ci si gira? Ci si gira, si vedono soltanto capolavori, titoli epocali o brand che ancora oggi hanno una certa rilevanza. Per questo vorrei chiudere l'area dedicata al PC con Trespasser. Agli albori della tridimensionalità c'era tanta sperimentazione nel tentativo di capire come gestire al meglio le possibilità espressive dettate dalla dimensione aggiuntiva, e questo seguito videoludico di Jurassic Park: The Lost World era un progetto ambizioso, ma ambizioso in modo folle. Nelle intenzioni degli sviluppatori c'era quella di costruire una sorta di sandbox in prima persona dove era possibile interagire con qualsiasi oggetto e creare armi improvvisate. Solo che il sistema di controllo era stranissimo e nel tentativo di rendere il gioco iperrealistico non c'era alcuna indicazione a schermo e tutte le informazioni venivano comunicate al giocatore verbalmente dalla protagonista, oppure tramite degli elementi in-game. Ad esempio, la salute del personaggio veniva indicata dallo stato di un tatuaggio a forma di cuore sopra le tette della protagonista e per controllare la propria salute bisognava abbassare lo sguardo ogni volta. Un gioco di cultura. A proposito di avvenimenti che hanno cambiato per sempre l'industria, nel dicembre del 1998 Take-Two formerà l'etichetta Rockstar Games. Infatti il primo GTA fu sviluppato da DMA Design e pubblicato da BMG Interactive, etichetta che a partire dal 1998 cambierà nome in Rockstar Games, pubblicando la prima espansione per il primo GTA. DMA Design invece manterrà il suo nome fino ai primi anni 2000, prima di diventare la Rockstar North che conosciamo tutti.
Nel mentre il fenomeno Pokémon sbarcava in Occidente, almeno in Nord America, gli europei dovranno aspettare ancora un po'. La Pokémon mania, dopo essere dilagata in Giappone, prende subito piede in Nord America e si verifica un allineamento incredibile che accelera ulteriormente la diffusione dei mostriciattoli tascabili. Mentre in America Pokémon rosso e blu vendevano come il pane, Pokémon giallo riaccendeva l'interesse in Giappone, fattore che porterà la prima generazione di Pokémon a svettare con grande distacco nelle classifiche di vendita del 1998 a livello mondiale. La commercializzazione del Color negli ultimi mesi dell'anno porterà a un rinvigorimento, solo marginale e centrato in Giappone, della lineup Game Boy. Comunque ci sarà spazio tra settembre e dicembre per delle esclusive micidiali, come ad esempio Wario Land 2, la versione deluxe di Link's Awakening, la versione videoludica del Pokémon Trading Card Game e anche per il primo episodio dello spin-off Monsters di Dragon Quest. Se non sapete perché questo Monster Collector è un titolo importantissimo all'interno della saga di Dragon Quest, beh, questo significa che ancora non avete recuperato il mio video sulla storia della serie in Occidente. Rimediate subito! Nel 1998 Sega non se la passava bene. Il Saturn era stato completamente oscurato dalla concorrenza e la storica rivale di Nintendo, dopo una sequela di errori madornali, tutti fatti l'uno dopo l'altro, decise di interrompere prematuramente il supporto alla console per prepararsi a quello che sarebbe stato il suo ultimo disperato tentativo di salvataggio, il Dreamcast. C'è da notare però che il Saturn in Giappone aveva un pubblico molto più ampio rispetto all'Occidente, un fattore che consentì a Sega di estendere la vita del Saturn fino al 2000. Nel 1998 quindi, mentre il Saturn abbandonava il mercato europeo e americano, furono comunque pubblicati più di 200 titoli, molti dei quali però rimasero come esclusiva nipponica. L'ultimo gioco pubblicato da Sega su Saturn in Europa fu Deep Fear. Questo è un survival horror vecchio stampo che era un po' la risposta di Sega all'incredibile successo di Resident Evil. Siccome però, a differenza del primo capitolo, Resident Evil 2 non arriverà mai su Saturn, Deep Fear copriva un grosso buco all'interno della lineup di questa sfortunatissima console. In America invece spetterà Burning Rangers chiudere la stagione delle esclusive Sega pubblicate su Saturn. Sviluppato dal Team Sonic, Burning Rangers era un action dove si prendeva il controllo di uno tra otto membri di una squadra di pompieri di una società futuristica. Verrà ricordato per degli effetti di luce molto convincenti per l'epoca, per l'assenza di una mappa che veniva sostituita da un navigatore che suggeriva le indicazioni a voce e anche per un sistema di collisione definito pessimo da tutti quanti. Tra le altre uscite degne di nota abbiamo il seminale Radiant Silvergun, ovvero il prequel spirituale di Ikaruga, il remake di Lunar 2, chiamato Eternal Blue, che in seguito uscirà anche su PS1, e poi il monumentale Panzer Dragoon Saga, che non solo è considerato come un JRPG capolavoro e forse il gioco più importante di tutta la lineup Sega Saturn, ma che ad oggi è uno dei giochi più ricercati nel mercato del collezionismo Saturn. Qui si parla di cifre veramente importanti. Ma la totale frattura tra Sega Giappone e le sue divisioni occidentali è evidenziata dal fatto che mentre il Saturn veniva messo a nanna in Europa e in Nord America, in Giappone era tutto già bello che pronto per l'esordio del Dreamcast, che debuttò in madrepatria a poco più di un mese dalla fine dell'anno, il 27 novembre. Anche qui ci troviamo di fronte a un lancio molto rocambolesco. Delle difficoltà di produzione obbligarono Sega a chiudere i pre-order, visto che era evidente sarebbe stato impossibile soddisfare la domanda per il nuovo hardware. Il lancio quindi fu seguito da un sold out praticamente immediato, con tantissime persone che rimasero a bocca asciutta. Il problema però era la lineup di lancio, perché il Dreamcast arrivò con solo 4 giochi: Godzilla Generations, July, Pen Pen Trilcelon e Virtua Fighter 3TB. Vi do un secondo per capire qual è stato l'unico gioco di successo di questo lancio. Esatto, la gente era interessata solo a Virtua Fighter, che però a sua volta era un porting d'arcade. Una situazione abbastanza deprimente, a cui seguirono altre due finestre di lancio. Il 17 dicembre fu pubblicato il porting da PC di Incoming, Humanity Last Battle. E a un passo dal Natale, un salvataggio proprio in corner, il 23 dicembre fu il turno di Seventh Cross, Tetris 4D, ma soprattutto di Sonic Adventure. Questo magari non sarà oggi il titolo invecchiato meglio, ma vedere finalmente un titolo di Sonic completamente in 3D permise a Sega di chiudere l'anno con una bella bomba. Mi ricordo che all'epoca vedere il primo livello di Sonic Adventure era come guardare 10 anni avanti nel futuro. Un'azione così adrenalinica e con una grafica poligonale così complessa
cosa non si era mai vista. Il Dreamcast sembrava provenire da un altro pianeta, almeno agli occhi di un ragazzino. Per quanto riguarda l'Occidente, va aggiunto che in America il Dreamcast arriverà nel fatidico giorno del 9/9/99, con una lineup che definire robusta è riduttivo, ma questa è una storia per un altro video. Passiamo ora a Nintendo, perché se le vendite del Nintendo 64 arrancavano nei confronti di PlayStation 1, Nintendo non era intenzionata a mollare la presa. E se c'è una cosa che emerge osservando la lineup del Nintendone nel 1998, questa è l'estrema versatilità di una console che dimostrava un certo interesse nel catturare l'attenzione del pubblico occidentale. Abbiamo infatti una nutrita schiera di titoli sportivi e racing game, alla quale Nintendo contribuiva attivamente con gioconi del calibro di 1080 Snowboarding e F-Zero X. Questa rimane una delle testimonianze più impressionanti dell'epoca per quanto riguarda i racing futuristici. Il suo engine a 60 fps garantiva una sensazione di velocità mai raggiunta da nessun altro, neanche dal seppur ottimo rivale Wipeout. Provatelo su NSO per farvi un'idea. Un genere che sfruttava appieno il rivoluzionario controller a tridente era quello degli FPS. Titoli come Quake e Turok 2 stuzzicavano l'interno dei giocatori PC, dopo che Rare aveva per sempre riscritto le regole del first person shooter multiplayer su console solo un anno prima con 007 GoldenEye. Ma la Rare di quegli anni era inarrestabile e nel 1998 trovava il tempo di pubblicare, così dal nulla, quel Banjo-Kazooie che da molti è considerato un titolo, se non migliore, che non ha nulla da invidiare a sua maestà Super Mario 64. La coda platform non si fermava certo qui, anche se nessun altro titolo sarà in grado di raggiungere le vette di Banjo. Abbiamo Yoshi's Story, purtroppo un passo indietro, secondo me, rispetto a Yoshi's Island, Gex, eppure il guantone preferito da grandi e piccini, il mitico Glover, un altro concept assurdo. E visto che prima abbiamo parlato di DMA Design, prima dell'esplosione di GTA, bisogna citare una bella hidden gem tra i platform per Nintendo 64, ovvero Space Station Silicon Valley, titolo di cui tra l'altro abbiamo discusso anche nell'intervista dedicata al full set del Nintendo 64. Mi raccomando, recuperatela. Non ci sono titoli di Mario all'orizzonte, ma abbiamo la nascita di una delle serie più prolifiche dell'idraulico italiano, ovvero il primo Mario Party, che uscirà però a dicembre del 98 esclusivamente in Giappone e solo qualche mese dopo in Occidente. Il Nintendo 64 vedrà ben tre titoli di Mario Party all'interno della sua lineup e nonostante il primo gioco dimostri tanti margini di miglioramento, i due seguiti sono tuttora considerati tra gli episodi migliori che la serie ha da offrire, almeno secondo i nostalgici. I giapponesi probabilmente ci invidiano l'esclusiva americana ed europea di Rogue Squadron, titolo che tra l'altro ha dato vita alla serie che esprimerà il suo massimo potenziale sul GameCube. E ora che sono riuscito a citare il cubetto anche all'interno di un video sul 1998, sono felice. Andiamo avanti. Direi che però non è più il momento di girarci attorno. L'altro grande momento epocale del 1998 fu la release di The Legend of Zelda Ocarina of Time, titolo che da subito fu accolto come uno dei più grandi esperimenti videoludici di sempre, tanto da venire premiato da molti come Game of the Year. Dopo l'incredibile passaggio alle tre dimensioni di Mario con Super Mario 64, Ocarina of Time confermava definitivamente, come se ancora ce ne fosse bisogno, l'esistenza di una Nintendo Difference che permeava ogni produzione della grande N. Nato come sforzo corale che vedeva Miyamoto come produttore e ben 5 director diversi, tra cui spiccavano due talentosi giovani dal nome di Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi, Ocarina of Time era un'avventura dalle proporzioni epiche, anzi era proprio l'incarnazione videoludica dell'avventura con la A maiuscola. Però questo video non può diventare una retrospettiva su Ocarina of Time, quindi direi di andare avanti, anche perché credo non ci sia bisogno di stare a spiegare perché il titolo ancora oggi è considerato un classico senza tempo. Però, per quanto assurdo possa sembrare, Sony e i giocatori PlayStation avevano ben poco da invidiare al parco titoli 1998 della piattaforma Nintendo. O meglio, di sicuro avevano parecchia roba da giocare che li avrebbe distratti dal fatto che non potevano avere accesso alle esclusive Nintendo 64. La PlayStation, ormai lanciatissima sul mercato, viveva forse uno dei suoi periodi più floridi grazie a un supporto massiccio e fondamentale da parte degli studi di terze parti. Innanzitutto alcuni brand che avevano aiutato a decretare la popolarità del marchio PlayStation avevano ormai raggiunto la loro maturità e spingevano oltre il limite quello che si pensava fosse possibile ottenere su PlayStation 1. Crash Bandicoot
Execute 3 Warped rappresentava la consacrazione del talento di Naughty Dog. Lara Croft, arrivata al terzo Tomb Raider, era diventata una vera e propria icona videoludica e Tekken 3 riportava in modo sconvolgente l'adrenalina che si sperimentava negli arcade. Resident Evil 2, nonostante uno sviluppo a dir poco travagliato e numerose rilavorazioni del concept iniziale, diventò un nuovo punto di riferimento per tutto il genere dei survival horror. Il ritorno di Biohazard fu accolto a braccia aperte dalla critica, che elogiava ogni singolo aspetto del titolo, nettamente migliorato rispetto al primo capitolo. Ma a livello di vendite fu un vero e proprio campione di incassi, grazie soprattutto a una campagna marketing massiccia dove furono investiti oltre 5 milioni di dollari, una cifra assurda per l'epoca. Per farvi capire, addirittura fu scelto di far girare al maestro George Romero una pubblicità giapponese per Resident Evil 2, ed effettivamente questi investimenti furono ripagati con vendite record e incassi stellari. Non solo Resident Evil 2 riuscì a battere tutti i record precedentemente stabiliti da Final Fantasy VII e Super Mario 64, vendendo più di 3 milioni di copie in poco più di un mese e mezzo dalla commercializzazione, ma per la prima volta gli incassi di un videogioco erano equiparabili a quelli di un film di successo. Qualcosa stava cambiando. Aggiungo una piccola nota divertente: per qualche strano motivo, Wikipedia americana riporta anche il numero di pre-order dell'epoca in Italia. Raramente si trovano delle testimonianze così accurate riguardanti la nostra realtà, che è molto piccola a livello internazionale. Ma a proposito di record, sapete qual è il gioco più venduto di sempre su PlayStation 1? Gran Turismo, con oltre 10 milioni di copie. Il Real Driving Simulator, che rappresentò l'apice massimo dei simulatori di guida per anni a venire, uscì proprio nel 1998 dopo 5 intensi anni di lavorazione da parte di Polyphony Digital. Ancora oggi ricordo di aver consumato la demo presente all'interno della console, che però si riavviava dopo pochi minuti di gioco. Solo a ripensarci mi viene addosso una nostalgia incredibile. Bisogna dire che nel 1998 su PlayStation, qualsiasi genere si va a pescare, si trovano almeno un paio di esponenti che hanno fatto la storia. Prendiamo i platform. Per un Crash che raggiungeva la sua maturità, c'era uno Spyro che debuttava con un primo capitolo che prendeva ispirazione dai collectathon della concorrenza, mentre un piccolo capolavoro come Klonoa dimostrava come il fascino del 2D e la bellezza del 3D potessero coesistere in un platform di stampo classico. C'erano vere e proprie hidden gem divenute cult con il passare degli anni, come Jersey Devil e Tombi, conosciuto come tomba fuori dall'Europa, e anche gli action si beccavano delle nuove IP fenomenali che coprivano diverse declinazioni del genere. Dal punto di vista occidentale avevamo l'action adventure di Medieval, mentre dalla Terra del Sol Levante arrivava l'action RPG Brave Fencer Musashi, che purtroppo non arriverà mai in Europa. A questo punto però bisogna per forza parlare dell'apporto della Squaresoft dell'epoca, che era semplicemente scatenata. Purtroppo in questi casi quasi mai si parlava di release simultanee e tanti di questi capolavori rimanevano delle esclusive territoriali, ma rendiamoci conto che tutti questi titoli che sto per citarvi o sono usciti nel 97 in Giappone e poi sono arrivati nel 98 in Occidente, oppure sono usciti nel 98 in Giappone e poi sono arrivati da noi qualche tempo dopo. Sempre poi tenendo in considerazione che nel 97, solo un anno prima, Squaresoft aveva rivoluzionato tutta l'industria con quel Final Fantasy VII che aprirà le porte dell'Occidente a un genere fino ad ora snobbato dai publisher perché convinti fosse incompatibile con i nostri gusti da giocatori. Mi riferisco ovviamente al genere dei JRPG. Così, rimanendo nell'ambito dei giochi di ruolo giapponesi, abbiamo pietre miliari come Final Fantasy Tactics, Xenogears e Parasite Eve, un trittico che da solo basterebbe a coprire l'intera lineup della console per un anno intero. Ma la voglia di spaccare tutto da parte di Squaresoft non si fermava certo lì, ed ecco che uscivano sperimentazioni come Einhander, Regaiz e Bushido Blade 2, tutti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Se Nintendo aveva Rare, Sony aveva Square. Chiariamoci, è impossibile mettere a confronto due produzioni così sconfinate e differenti nei contenuti, però va riconosciuto che se il 1998 è stato l'anno che è stato e che se Nintendo 64 e PlayStation sono state due console fondamentali per la formazione di tanti giocatori, il merito va attribuito anche a queste due leggendarie software house. Che poi, una piccola digressione, ma vi rendete conto che differenza abissale a livello di ritmo che c'è tra il 1998 e oggi? So che l'industria è completamente cambiata, però se confrontiamo la lineup di PlayStation 1 nel 1998 e quella di PlayStation 5 nel 2023, 2024, ma pure 2022, 2021, mi viene addosso una tristezza infinita. E mi sembra giusto chiudere questa retrospettiva con l'altro gioco leggendario, uscito su PlayStation 1 sempre nel 1998.
quell'altro 10 su 10 che insieme a Ocarina of Time ha rappresentato una vera e propria pietra angolare del gaming moderno e contemporaneo. Mi riferisco ovviamente al Quinto Elemento. Capolavoro, veramente incredibile. Ah sì, poi è uscito anche Metal Gear Solid. Noi ce lo siamo sparato a partire dal 22 febbraio 99, ma tra settembre e ottobre del 98 i giocatori giapponesi e americani hanno avuto la possibilità e l'onore di farsi spaccare in mille pezzi il cervello da quel genio senza ritegno di Hideo Kojima. Metal Gear Solid è un nome che risuona con i ricordi di intere generazioni di giocatori e ognuno dei suoi capitoli numerati ha avuto un impatto devastante, nel bene e nel male, ma principalmente nel bene, sull'industria dell'epoca. Ma credo che il primo capitolo sia l'unico a mettere d'accordo un po' tutti quanti. Magari la perfezione videoludica non esiste, ma di esperienze piene come quella di Metal Gear Solid nella storia del videogioco se ne contano pochissime. Metal Gear Solid diventerà in poco tempo uno dei titoli più venduti dell'anno, uno dei meglio recensiti e anche l'icona di un'intera generazione. Per me è impossibile non pensare a Metal Gear Solid quando si pensa a PlayStation. E tutto questo è accaduto nell'arco di un singolo anno. Così è, uno appresso all'altro, Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Tekken 3, Banjo-Kazooie, Half-Life, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Qui abbiamo tra le mani un anno fenomenale per il gaming. Ci troviamo di sicuro in un'epoca dove la grafica 3D è ancora, non dico agli albori, però in una fase molto molto primordiale, ma le cose progrediscono rapidamente e rispetto già a 2 anni prima c'è molta più consapevolezza del mezzo e gli sviluppatori iniziano a prendere confidenza con quelli che sono i nuovi hardware. Per questo siamo in un periodo estremamente sperimentale dove però vengono gettate le basi di tutto quello che sarà il gaming di oggi e non è un caso che tante delle serie che si sono affermate nel 1998 siano ancora oggi considerate seminali e iconiche. Ripeto, magari i motori grafici non saranno invecchiati nel migliore dei modi, ci sono ancora parecchie scelte discutibili di game design e intuizioni sbagliate su come utilizzare i controller, ma qui non ci troviamo più di fronte a degli esperimenti abbozzati. Nel 1996 avevamo Super Mario 64 che era un vero e proprio miracolo, ma intorno poi c'erano Bubsy, Jumping Flash e via dicendo. Nel 1998 invece tutti iniziano a dire la loro e idee rivoluzionarie si traducono in dei gameplay mai visti prima. Non so se in assoluto si può parlare di un anno migliore del 96, questo lo faccio decidere a voi, però un'epoca del genere, ma quando tornerà mai? Pubblicare un gioco innovativo significava quasi sempre inventarsi un nuovo genere. Quindi riusciremo mai a riprovare la stessa sensazione di meraviglia di fronte a un videogioco? Sono curioso di sapere la vostra, vi aspetto qua sotto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati in fondo anche a questo lunghissimo video e soprattutto vi ringrazio per aver avuto così tanta pazienza tra l'episodio 1 e l'episodio 2. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposando plagi tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro19, Michele98, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Zero though.